Ciao ragazzi e bentornati nel terzo episodio di Recensione più Doppiaggio. Dopo il grande blastaggio praticamente di Doctor Strange, voglio portare finalmente qualcosa di positivo. Quest'oggi parleremo di una serie che è uscita più o meno, penso, 2-3 anni fa, che però ho voluto recuperare perché ultimamente sta uscendo un po' di roba dell'universo Star Wars e quindi voglio parlare di Mandalorian. The Mandalorian è praticamente questa storia su questo mandaloriano con la tuta, per chiarirci, di Boba Fett, Jango Fett, quella tuta lì, che praticamente trova questo Baby Yoda, se vi ricordate, che si chiama Grogu, e lo deve praticamente riportare ai Jedi per farlo addestrare. Questa è la trama in generale di tutto il resto. Partiamo direttamente col parlare, senza fare troppi spoiler, di questa opera. Allora, come abbiamo sempre detto, ricordiamo, i punti su cui giudico sono tre, cioè trama, personaggi e obiettivo. Partiamo subito con la trama. La trama ve l'ho già detta in grandi linee, ma qualcosa di più vi posso dare. Allora, innanzitutto vi posso parlare del protagonista. Il protagonista si chiama Mando, The Mandalorian, vabbè, insomma, loro lo chiamano Mando. Poi ha anche un nome mandaloriano che non ricordo. Comunque, alla fine lui ha questo credo, nel quale questi mandaloriani non possono togliersi mai l'elmo, quindi non possono far vedere la loro faccia a nessuno, cioè a nessuna anima viva. Quindi, tipo, che ne so, una telecamera, se non la guarda poi nessuno, sì. E poi hanno altre cose del credo, tipo che appunto il Beskar, che è il metallo con il quale viene fatta l'armatura, che resiste ai blaster e anche alle spade laser, deve essere della tribù perché il loro pianeta è stato distrutto, eccetera eccetera eccetera. Sinceramente è molto figo, mi è piaciuto tantissimo. Nella trama ci butto pure qualcosa tipo musiche, le musiche sono veramente belle tutte quante. E niente, andando avanti, insomma, la trama è particolarmente secondaria, a dir la verità. Cioè, la trama principale è secondaria perché viene puntualmente rallentata da cose esterne. Che però, attenzione, non è che sono filler, tra virgolette, un pochino sì. La cosa bella di queste cose, queste piccole storielle che ogni tanto intoppano la storia principale, è che sono particolarmente fatte bene e interessanti. E soprattutto fanno vedere ed esplorare il mondo di Star Wars, che come sappiamo è vastissimo e bello, bello, secondo me è fatto abbastanza bene. È sempre stato spiegato in un modo semplice, tra virgolette, cioè c'è il pianeta Goa Sabbia, c'è il pianeta che c'ha invece le giungle della Madonna, c'è il pianeta di ghiaccio. E molte volte si limitavano a fare questo cambiamento, pianeti con climi diversi e nature diverse e basta, non è che c'era chissà che cosa poi. Invece qui viene esplorato un po' di più, c'è tipo Tatooine, che poi verrà portato pure avanti, viene esplorato un po' di più invece di essere sempre la solita, il solito desertino del cazzo con quei quattro case mezze arabe. No, non è così, e fanno vedere appunto qualche città nuova finalmente, perché cioè tutto Tatooine, un deserto, c'è sta una città sola. Pure l'altri pianeti, cioè praticamente tutti i pianeti di Star Wars sono un'unica città di solito, e sta cosa infatti mi aveva sempre fatto rodere il culo, perché dico, cioè dai, è impossibile, fatemi esplorare pure qualcos'altro. E finalmente qui l'hanno fatto, cioè hanno preso magari quei 2-3 pianeti, ma l'hanno esplorati un po' meglio. Vabbè, trama, io sinceramente ve lo dico, per quanto possa essere secondaria, alla fine secondo me è fatta bene, è esplorata col suo tempo, e come voto gli darei un 7, perché naturalmente non è una trama chissà quanto complicata, è stata fatta bene, cioè trova il ragazzino, ci si affeziona, e alla fine lo vuole riportare da quelli che dovrebbero essere la sua razza, anche se non è la sua razza, cioè i Jedi, però sono quelli che ugualmente l'avevano cresciuto, perché ricordiamo che il piccolo Grogu, essendo della stessa razza di Yoda, che c'aveva tipo 10.000 anni, c'ha 50 anni, pure se è un bebè, quindi è normale che la sua esperienza comunque se l'è fatta. Passiamo ai personaggi. I personaggi principali alla fine sono molto pochi, cioè diciamo che il personaggio principale è giusto Mando, cioè il protagonista. C'è il secondo personaggio principale, che però non fa quasi un cazzo, l'unica cosa che fa è
fare qualche faccina cute, muove le orecchiette, giusto per dirti, oh che carino, per farti dire così, ma alla fine non è che faccia chissà che cosa, tranne ogni tanto ci mettono qualche sprazzo del tipo lui che si ricorda per un attimo, oddio è vero, ho fatto 50 anni de scuola de Jedi, però siccome so piccolo ancora, quindi riesco a far poco, vabbè dai. Puntualmente arriva situazione X in cui Mando ha bisogno di un aiuto, Grogu fa un attimo così con la mano, usa la forza, gli dà una mano e poi sviene, perché è tipo, oddio, che super mega sforzo che ha fatto per muovere una pallina, una cazzata. Però questo non è il punto. Il punto è che, andando avanti, i personaggi principali sono veramente pochi. Ve ne posso elencare, due. Cioè, quello lì che è il capo della gilda dei cacciatori di taglie, che gli dà una mano, e poi la tizia che gli ripara la nave, che è una chiacchierona rompicoglioni, che pensa quasi sempre solo ai soldi e ci fa amicizia. Basta, poi, oddio, ci sta pure qualcun altro, eh? Comunque, non voglio farvi spoiler, perché è bello da vedere. E però vi posso dire, vale la pena vederlo, perché viene portato sullo schermo, cioè, sto cercando di non fare spoiler, viene portato sullo schermo un personaggio che si era creduto morto nei film, un personaggio che è piaciuto molto, almeno a me e anche a tutti, cioè io mi ricordo che piaceva a tutti i miei amici quando ero piccolo, tipo, "Attia!" E invece qui è vivo, non vi dico chi, perché se no è spoiler. Comunque andiamo avanti, personaggi, quindi personaggio, perché parliamo quasi solo di Mando, secondo me è stato fatto abbastanza bene, perché c'è un momento in cui lui si mette in crisi, in cui è costretto ad abbandonare, tra virgolette, il suo credo, a metterlo appunto in discussione, pur di aiutare questo bambino che lui ci si è affezionato. Secondo me è una cosa molto bella, è una buona crescita del personaggio, quindi gli do un bel, dai, 8.5. 8.5, dai, perché è proprio fatto abbastanza bene come personaggio lui. Cioè, è semplice, ma è fatto bene, perché alla fine non è che è un chissà che chiacchierone o chissà che emotività, però pur essendo così, riesce ad avere le sue evoluzioni e mi è piaciuto. Andiamo avanti, l'obiettivo, dai, sinceramente secondo me l'obiettivo è stato questo, cioè farti esplorare il mondo di Star Wars con una piccola storiella carina in cui magari ci hanno messo pure un po' di fanservice, giusto per arricchire un po' la cosa, però alla fine la trama è fatta bene, è quel fanservice che non ti dà fastidio, anzi ti fa pure un po' gasare. Nonostante tutto, io ve lo dico, non sono un gran fan dell'universo Star Wars, anzi io a livello di fantascienza, quindi spazio, cose tipo spade laser, quelli che sparano i blaster, cose del genere, a me fanno cagare al cazzo, ragazzi, io ve lo dico. Quindi soggettivamente io ero proprio puntato a blastare questa serie e invece mi è piaciuta tanto. Quindi magari è pure di più, perché ricordiamo che una opinione oggettiva è quasi impossibile da dare, perché per quanto vogliamo essere oggettivi, sotto sotto un minimo ci rimane sicuramente, e soprattutto se siamo emotivamente presi da questa opera in cui poi magari ne vogliamo parlare, se ci ha fatto incazzare veramente tanto, tipo, è normale che l'oggettività viene leggermente meno, non del tutto, però magari, ecco, ci mettiamo un po' più di cattiveria nel descrivere la cosa, perché ci ha fatto incazzare, e quindi potrebbe essere così. Ecco, qui invece il contrario, cioè nel senso sono iper oggettivissimo e anzi dovrei essere stato più trattenuto nei complimenti, invece l'ho fatti perché se li merita, quindi devo dire 9. E abbiamo detto, quindi trama 7, personaggi 8.5 e obiettivo 9. Siamo andati a salire per non fare 9, bla 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 o 8, 7, 8, 9, la media è 8. Quindi media totale è 8. Ugualmente una bella opera, secondo me è una bella serie,
che si può godere molto, molto che fluisce comunque. Cioè, io me la sono finita in pochissimo tempo, devo dire. Quindi, niente, tutto qui. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, ve lo consiglio e date un'occhiata al resto del canale e ci vediamo alla prossima. Attivate la campanella e ci vediamo alla prossima.